fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Lucci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Lucci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Lucci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Magic.
dall'Abruzzo che cucina, siamo sempre con Alex Ferretti dell'omonima Taverna Ferretti. Siamo a giovedì, quindi fine settimana, un po' di sorprese in questa ricetta, ma guardiamo la scheda dello chef. Ciao, sono Ferretti Alex, proprietario e chef della Taverna Ferretti. Taverna Ferretti si trova a Silvia Alta, nel centro storico, in piazza San Nicola. Il ristorante è aperto da oltre 5 anni. È principalmente un ristorante con cucina di pesce, con alternativa di piatti di carne per chi non gradisce mangiare pesce. Abbiamo sempre qualche alternativa particolare di carne. Locale l'abbiamo aperto io con la mia famiglia, famiglia della ristorazione da oltre 40 anni. Vi aspetto tutte le sere, tranne la domenica sera e lunedì che siamo di riposo, per gustare piatti di pesce fresco e anche buone alternative di carne. Ed eccoci qua, buongiorno Alex. Buongiorno. Allora, dicevo che in questa ricetta c'è una sorpresa, perché? Perché qui abbiamo questa, come si può dire, poltiglia verde. Ma cos'è questa poltiglia verde? E questa è una salsa di ortiche. Ortiche? Sì. Non ho mai mangiato le ortiche, Alex. Da piccola mi dicevano che era quella cosa a cui dovevi stare attento. Si finisce mai di imparare, insomma. Quindi si possono mangiare? Come no? Ecco, non bisogna toccarle, ma mangiarle sì. Toccarle mai, almeno con mani nude, perché insomma... Certo, può dare fastidio. Fastidio, però con la giusta attenzione si raccolgono, si puliscono, si fanno bollire, poi si fa una salsa con un soffritto e si crea questa salsa poi da utilizzare, da usare come base per tante, tante ricette. E noi come la usiamo oggi? Noi oggi faremo prepareremo degli gnocchi. Cosa che mi accingo già a preparare perché l'acqua è calda. Bene. Uno gnocco di pasta che ho già presentato qui, sì, cambieremo la forma. Saranno degli gnocchetti un po' piccolini di acqua e farina. Bene, semplicemente semplice. Acqua e farina. Sì. Allora, subito ingrediente e dosi della ricetta del giorno. Appunto abbiamo detto gnocchi con ortiche, mandorle e pinoli. Cosa è necessario avere? 500 g di farina di grano duro, 300 g di salsa di ortiche, un peperone dolce secco, 100 g di pinoli, 100 g di mandorle, cipolla e olio extravergine di oliva. Oggi in regia non c'è Letizia. E l'abbiamo detto. Allora, ecco. Ti diverti con noi, vero Alex? Ci mancherebbe. Ormai sei di famiglia. Allora, mettiamo l'acqua. Cosa abbiamo messo? Abbiamo messo la farina. Abbiamo messo farina 00 e acqua con un pizzico di sale e andiamo a fare questi gnocchi. Man mano aggiungiamo l'acqua. Sì, sempre ricordo gli ingredienti, sempre ad occhio. La farina e la quantità, diciamo, adesso faccio per un paio di porzioni. Diciamo l'acqua in base a quello che tira la farina. Ho capito, perfetto. Ecco qua. Allora amici, vi ricordo che Alex è lo chef della Taverna Ferretti, che si trova in piazzetta San Nicola 1 a Silvia Alta. Abbiamo detto un bellissimo posto con una bellissima vista. Stiamo andando verso la bella stagione, quindi molto presto la Taverna Ferretti potrà così rimpossessarsi dello spazio esterno, sì. E quindi appunto apparecchiare anche fuori. E, che dire, andate, anche perché Alex offre due varietà di menù, quindi una di carne e una di pesce. Abbiamo una buona alternativa. Beh, tra poco poi vedremo una chicca della tua cucina, sì. Ma non sveliamo altro, un tuo particolare ingrediente. Sì. Allora, ci siamo. Giustamente impastiamo anche qui con l'impastatrice, qui a differenza della pasta che abbiamo fatto lunedì, mettiamo con l'impastatrice perché usiamo acqua bollente, quindi... Okay. Sarebbe rischioso, certo. Meglio non ustionarsi. Oh, ecco, stiamo inquadrando innanzitutto la nostra Diorio Kitchen. Andiamo subito a ringraziare Diorio. Ecco qui la nostra cucina all'interno dell'Iper di Città Sant'Angelo.
Come vedete siamo vicini a fiori, frutta, banco salumi, siamo proprio nel cuore dell'ipermercato. Accanto a noi c'è anche la corsia dei cereali, insomma vi abbiamo dato un po' le coordinate per venire a trovarci. Come vedete c'è tanto movimento, come sempre, anche perché l'Iper di Città Sant'Angelo è molto grande, quindi chiaramente tante sono le persone che affluiscono qui per fare la spesa e anche per osservarci e assaggiare i piatti realizzati dai nostri chef. Ecco qui che Alex va ad ammassare. Siamo ancora calda la pasta, quindi adesso la facciamo riposare qualche istante. Ed eccolo qui il nostro bel panetto. Ok. La prossima fase qual è? La prossima fase adesso andiamo a preparare qualcosa che, di cui non abbiamo ancora parlato, però che ci serve per preparare, adesso possiamo anche dirlo, abbiamo fatto già preparato il salmone che dicevamo alcuni giorni fa, sì, qualche con, puntata fa. Praticamente lo stesso sistema che ho usato con il merluzzo per l'altra volta, con il sale, zucchero. Un carpaccio marinato di salmone. Lo vado a prendere io? Dov'è? È in frigo. Intanto in frigo. Io mi taglio un attimo la cipolla. Benissimo. Che andremo a scottare. Eccolo qui, chiaramente. Questo è stato preparato dal nostro Alex, messo sotto vuoto. Alex, com'è il procedimento per fare questo salmone affumicato, in breve, se si può dire? Sì, viene fatta una marinata di sale, zucchero e odori a piacere. Giustamente ognuno poi potrà scegliere i suoi odori preferiti e viene lasciato sotto sale, sotto questa marinata per almeno, dipende dalla grandezza, per questa volta era un bel pezzo, un bel filetto di salmone, abbiamo fatto stare almeno 16 ore. 16 ore, poi dissalato e messo sotto vuoto a tranci e poi andremo ad usare man mano ci può servire. Devo dire, un'ottima idea, perché come vedete Alex ha messo sotto vuoto questo salmone, sì, che quindi può essere utilizzato in tantissimi modi e in tantissime occasioni, sì, no? Perché chiaramente col salmone si può fare di tutto, dai primi piatti, ai secondi, contorni, insomma, di tutto un po'. Allora, qui andremo a fare un po' di cipolla per accompagnare il salmone, uh-huh. Prepareremo un piattino di carpaccio, poi con la proposta del primo piatto di oggi con ortiche, mandorle e pinoli, vorrei fare la doppia scelta di primo, vorrei farne una con proprio con un po' di una versione con del salmone, però non cucinato, diciamo messo tipo carpaccio sopra alla fine a striscioline di salmone. L'ho provato, mi è piaciuto e oggi io voglio provare. E allora proveremo anche noi questa variante un con salmone. Un filino appena appena di olio. Adesso lasciamo che con comodo prenda calore, intanto io mi vado a lavorare. Perché la salsa è una salsa molto veloce da preparare. Ecco, quindi la salsa di ortiche, vogliamo ancora, vado a farla vedere bene anche, sì, agli amici a casa, vogliamo ricordare come è stata ottenuta? È facile trattare le ortiche? Non è facile, non immagino. È facile. Eccola qua. Se ne trovano anche di pronte, di salse pronte, sicuramente non questo è un po' più naturale come fattura, non ha, insomma, è solo ortica. Certo, giusto, con un po' di olio. Un po' di olio, aglio, un po' di cipolla e poi ha fatto questo frullato. Ecco qui. Ecco, andiamo a realizzare quindi questi gnocchi lunghi. Li lasciamo così? No. Perché mi hai detto che facevamo una forma strana. Allora no, pensavo una forma diversa da dalla precedente volta, ho fatto di questo impasto. Che comunque erano un po' allungati, se mi ricordo. Sì, quelli erano un po' più grandi e poi passati d'uno ad uno, tipo con le dita, per formare tipo un incavo. Ah, è vero, me lo ricordo. Sì. Mi ricordo questo gesto che avevi fatto, che ricordava un po' il cavatello, no? Sì, diciamo che è un cavatello di pasta, diverso dal cavatello solito che si trova, che è un po' duro, di pasta dura, invece questo è comunque
è uno gnocco, non ha le patate, però con questo metodo di impastare con l'acqua bollente si ha uno gnocco molto morbido e è difficile far capire alle persone che non contiene l'uovo. Non contiene patate. Ah, patate, chiedo scusa. Sì. E adesso? Allora, adesso c'è un classico... Alex, mi sa che ti devo girare la cipolla. Può stare ancora un attimino, così? Appena è se... Ok. Allora, ecco, diciamo che questa versione prevede gli gnocchi un po' piccolini, a differenza delle... Non avevo capito bene come volevi farli, non me li immaginavo così. Noi li chiamiamo gnocchetti, proprio perché sono piccolini. Vengono tagliati in un modo con la lama obliqua e viene una forma a punta. Va bene Alex, allora mentre tu finisci di preparare gli gnocchi, sì, noi andiamo in pubblicità, restate con noi. Di Urio Kitchens. Luci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Giovedì gnocchi all'Abruzzo che cucina con Alex Ferretti, che come vedete sta realizzando gli gnocchi. Allora, ecco, stiamo realizzando gli gnocchi. Nel frattempo abbiamo portato avanti la cottura della cipolla rossa, abbiamo aggiunto un po' di aceto. Aceto, abbiamo aggiunto un po' di aceto, un po' di zucchero, un po' di sale e dei pinoli. Bene,
Stiamo preparando queste cipolle subito perché mi serve che si raffreddino un po'. Ma quindi, non devono essere molto calde? No, diciamo che il piatto, il carpaccio è un piatto freddo, quindi le andremo a raffreddare. Allora, oggi stiamo realizzando degli gnocchi con ortiche, pinoli e mandorle. Abbiamo già parlato delle ortiche, che sono chiaramente l'ingrediente, se vogliamo, curioso di questa ricetta. Sì. Che sì. Alex ha frullato insieme, no, le hai preparate con olio, aglio e cipolla. Bene, vado a ridarvi gli ingredienti per 4 persone: 500 g di farina 00, 300 g di salsa di ortiche, un peperone dolce secco, 100 g di pinoli, 100 g di mandorle, cipolla, olio, aceto e zucchero. Ok. Siamo quasi pronti per il taglio. Sì, bisogna bagnarsi un po' le mani, visto che... Certo, per non far appiccicare, chiaramente. Intanto qui la cipollina va. Sì, diciamo che è già pronta. Ancora un po', un minuto, al massimo due. La lasciamo, diciamo, al dente, a dare un po' la sensazione, visto che comunque questo è un carpaccio, è comunque pesce cucinato, sì, ma con sale, quindi diciamo dal senso di crudo. Certo. Quindi lasciare un po' la cipolla al dente è meglio. Ecco, allora vorrei anche farvi vedere questo carpaccio che... Il nostro Alex ha realizzato e chiaramente poi messo sotto vuoto. Abbiamo già visto questo tipo di carpaccio, però fatto con merluzzo, nelle puntate realizzate precedentemente con Alex. Mi raccomando, recuperatele sul nostro sito tv6.it, sezione programmi L'Abruzzo che cucina. Abbiamo detto che per realizzare questo trancio praticamente l'hai lasciato marinare per 16 ore. 16 ore, diciamo, non questo trancio, proprio il pezzo intero. Sì. Per 16 ore sotto la sua marinata e poi l'abbiamo dissalato e questo è il risultato finale. Quindi poi, chiaramente, invitiamo gli amici a casa a copiarti l'idea, perché comunque è comodo avere sempre, no, un trancio di salmone pronto per l'uso, per sì. Molti usi poi, no? Molti usi. Ecco, qui siamo pronti, la cipolla la lascio un attimino in un angolo qui a raffreddare, abbiamo okay. La cipolla pronta. E adesso zac, zac, zac. Sì. No? Ah, ti ho tolto il coltello, scusate. Ce l'ho a portata di mano. Voilà. Io mi sposto. Allora. Taglio. Taglio obliquo. Piuttosto piccolini. Proprio devono essere... Cioè, la salsa è molto, diciamo, il sapore è intenso, però è delicato allo stesso tempo, quindi andiamo a fare uno gnocchetto che noi usiamo farle anche con il pesce molto piccoli. Poi, preferisci quindi dare sì. Una forma ridotta. Ecco, vogliamo consigliare magari a casa un altro modo per utilizzare le ortiche, visto che sono... un ingrediente particolare, in che modo può essere utilizzato? Allora, noi lo usiamo anche, parlando di un piatto teramone, mettiamo come verdura di campo, le mettiamo anche un po' di salsa quando facciamo le virtù. Ah, nelle virtù? A maggio, sì. Nelle virtù c'è anche l'ortica? Guarda, se andiamo a vedere le ricette, la vera ricetta delle virtù teramane, non la troviamo, però... Diciamo che ci sono svariate erbe che vanno messe nelle virtù. Quindi anche le almeno ortiche. Diciamo, a Silvi è sempre provincia di Teramo, la tradizione comunque è quella teramana. Noi facciamo anche nel nostro locale il 1° maggio le virtù, e le facciamo in un modo nostro. E come sono? Allora, le facciamo prima di tutto, usiamo solo pasta fatta in casa. Non usiamo, di solito si possono anche vedere le virtù, si vendono anche quei pacchi di pasta mista.
proprio per virtù. Noi invece usiamo tutte paste di acqua e farina, di pasta secca, tagliolini, tagliatelle spezzate, chitarra spezzata, poi ecco facciamo dei piccoli bottoncini verdi anche con l'ortica, coloriamo la pasta di verde. Facciamo, insomma, lo facciamo un po' personalizzato al nostro, in base a come l'abbiamo pensata noi di fare. Tu anche le fai più brodose o più asciutte? Io lo faccio leggermente più, diciamo, denso, è una cosa un po' asciutta, non viene abbastanza cremosa come piatto, non viene in brodo. E sicuramente le verdure, come la... diciamo come l'ortica, anche come la borragine e altre verdure di campo di quel periodo ci stanno molto bene. Diciamo che a noi ci piace, le mettiamo. Eventualmente volentieri. L'ortica possiamo utilizzarla come la borragine anche per un piatto, non lo so. Vabbè, sì, a parte lo gnocco anche un piatto di pasta normale, no? Sì, allora, non è che ci sono troppe ricette. Allora, io con la borragine faccio anche, a differenza dell'ortica, faccio anche la frittata. Sì, frittata sì. Di borragine, veramente. Con l'ortica non va bene? Con l'ortica non è una verdura come la borragine, che comunque può rimanere anche in terra. L'ortica deve essere frullata, di solito si fa la salsa di ortica. Quindi solo quindi, in modalità di salsa? O in modalità per colorare, o la si usa per colorare un impasto di un tipo di pasta, o si usa per fare una salsa di un primo piatto. Poi la pasta a piacere, quindi, insomma, noi usiamo come condimento, ma non come ingrediente principale del piatto, no? Possiamo dire questo. Ultimiamo il taglio di questi gnocchetti. Sì. Alex lo sa che non può essere tanto di manica corta con le porzioni, perché a noi piacciono abbondanti. Intanto facciamo un giro all'iper, come vedete tante persone che fanno la spesa. È sempre bello vedere le facce delle persone che fanno la spesa, che c'è sempre un'espressione un po' enigmatica sui volti di chi chiaramente fa acquisti, e mi diverte molto. Allora, io direi che possono bastare gli gnocchi. Adesso possiamo anche passare alla pasta, alla salsa. Eccola qui, allora io ti passo sì, la nostra grazie. Salsa di ortiche. Allora, mi sposto in un piccolo tagliere un attimino. Ecco, eccoci qua. Aglio. Allora, mezzo spicchio d'aglio privato di anima. Olio. Un po' di olio. Intanto andiamo su con... Alziamo le fiamme. Sì, mettiamo un po' di sale all'acqua per cucinare gli gnocchi. Allora, abbiamo l'aglio, facciamo prendere un po' di calore all'aglio, andiamo a mettere del peperoncino trito. Poi abbiamo le nostre mandorle, le abbiamo messe a tostare. Ah, ecco, infatti mi chiedevo dove erano le mandorle, eccole qua. Sì, perché la mandorla tostata ha tutto un altro sapore. Quindi è tutto altro profumo. Sì, un altro profumo, un altro sapore. Buonissimo. Ma Alex, la domanda poi è sempre quella, ma com'è nata l'idea di abbinare le mandorle all'ortica? Allora, io mi stupisco del vostro ingegno. Per curiosità, insomma... L'hai assaggiata? L'hai provata tutto un giorno? Sì, sempre noi quando facciamo un piatto nuovo, comunque anche se questo piatto lo prepariamo almeno noi, io con la mia famiglia, con il nostro ristorante, la precedente attività, quindi sono 10-12 anni che facciamo questo tipo di pasta. Adesso ecco, più vanno avanti i tempi, adesso cerchiamo di abbinarci insieme qualche ingrediente buono per dare un'alternativa. Ecco, oggi abbineremo anche un po' di salmone, questo salmone, quindi diciamo diamo una doppia certo, alternativa. Certo, chiaramente cercate anche di rinnovare un piatto funziona senza stravolgerlo troppo. Va bene, allora io direi che è il momento di guardare i dolci e quindi pasticciamo.
bentornati a Momenti di Dolcezza qui a Teramo, il bar pasticceria che abbiamo già visto precedentemente per scoprire le novità della stagione. Entriamo e vediamo insieme. Siamo di nuovo in compagnia di Pierluigi. Allora Pierluigi, cosa ci dici riguardo alle torte e ai semifreddi che Momenti di Dolcezza propone? Allora, riguardo alle torte, le classiche torte col pan di Spagna, quindi crema e cioccolato, crema e chantilly. Questa cos'è? Allora, questo qui è un succotto. Un succotto? Sì, un succotto con all'interno del cioccolato e della crema. C'è l'Archemis poi? L'Archemis, sì, il colore rosso è dovuto all'Archemis. Poi abbiamo i semifreddi al torroncino, questi sono fatti tutti al naturale. Cosa vuol dire al naturale? Viene cotto i tuorli con lo zucchero e la panna, quindi non usiamo prodotti, non usiamo mix. L'unica cosa si chiama il pepino inglese perché non hanno all'interno nessun tipo di addensante. Poi abbiamo chiaramente le fragole, quindi io uso le fragole per fare il semifreddo alle fragole, il pistacchio, uso una pasta al pistacchio molto particolare per fare il pistacchio, cioccolato, uso un cioccolato puro per fare quella cioccolato. Mi togli una curiosità, il semifreddo quanto può durare? Nel senso, quanto tempo può stare in frigo? Noi in questo momento li teniamo in negativo, quindi meno 18, e possono stare anche 6 mesi. Al momento che si porta a casa, si chiama semifreddo proprio perché può stare in frigo a più 4, anche 3-4 giorni. Qui invece che tipologie abbiamo? Vedo una Sacher. Sì, qui abbiamo chiaramente la classica Sacher, poi abbiamo, ecco, come dicevo prima, le classiche torte. Noi facciamo torta casareccia tradizionale, frutti di bosco, fragole. Qual è il ripieno di questa? Questa qui è la casareccia, quindi abbiamo Archemis, pan di Spagna, cioccolato, mandorle, crema e fuori una sorta di granella di nocciola. Quindi è come una pizza dolce un po' più ricca. Casareccia. No, è casareccia. Proprio, casareccia. Sì. Poi descriviamo, abbiamo la classica torta alla chantilly con mille foglie, quindi crema, cioccolato, panna. C'è anche la sbriciolata, si chiama sbriciolata, così. Sbriciolata, crema e ricotta. Torta di mele. La più richiesta in questo periodo, almeno vicino alla Pasqua anche? La più richiesta credo che sia la torta alla ricotta, crema e ricotta, credo che sia la più richiesta, però va un po' a periodi. Adesso, a questo momento va così. La crema è forte. Va bene, io ti ringrazio e che dire, restate sempre qui con Momenti di Dolcezza. Torniamo sulle mandorle, le ortiche e i pinoli che fanno parte della ricetta del giorno, che sono appunto gnocchi con ortiche, mandorle e pinoli. Vado a dare di nuovo dosi di questo piatto: 500 g di farina 00, 300 g di salsa di ortiche, un peperone dolce secco, 100 g di pinoli, 100 di mandorle, cipolla, olio extravergine di oliva, aceto e zucchero. Qui abbiamo gli gnocchi preparati dal nostro chef Alex. Intanto in padella abbiamo messo l'aglio con l'olio, abbiamo aggiunto i pinoli, peperoncino secco dolce e le mandorle tostate. Un po' ne abbiamo lasciate per decorare alla fine il piatto. Adesso aggiungiamo la nostra salsa. Ecco la nostra salsa di ortiche. Ecco, diciamo che già una salsa già cucina, cioè la verdura in sé è già cotta. Quindi una volta fatto il soffrettino con mandorle e pinone non occorre tenerlo tanto. Appena il tempo aggiunto di così, unire gli ingredienti, no? Sì, e poi va aggiunto giusto un po' di acqua, proprio per far sì che non asciughi troppo. Poi li facciamo asciugare insieme agli gnocchi. Ecco qui, come puoi vedere, abbassiamo il fuoco. Un bel verde bottiglia per questa ricetta. Sì, deve rimanere, è questo verde proprio selvatico. Si stanno ribellando i fornelli, alziamo la fiamma. Posto. Ecco qua. Allora, la salsa è pronta. È pronta. Adesso
mettiamo giù gli gnocchi, mi prendo un piattino per... Prendiamo gli gnocchetti. Basteranno? Ah, sicuramente no, ma ci adatteremo. Un assaggio per tutti, ce lo facciamo uscire. Allora, nel frattempo possiamo tagliare un po' di... Ecco qua, finalmente possiamo aprire questo carpaccio di salmone realizzato da Alex. Ecco qui. Ha un colore bellissimo questo salmone, quindi promette bene. Allora, facciamo... Andiamo a tagliare. Allora, io mi preparo il piattino dove andrò a scaloppare un po' di salmone per il carpaccio. Certo, allora amici, intanto vi ricordo che se volete recuperare la puntata riguardante il merluzzo fatto a carpaccio dal nostro chef, lo potete fare andando sul sito e cercando le puntate di Alex, perché Alex è già stato nostro ospite, quindi cercatele sul nostro sito tv6.it alla sezione programmi l'Abruzzo che cucina, tutte le nostre puntate dal 3 ottobre ad oggi, tutti i nostri chef che appunto voi potrete visionare con tutta tranquillità da casa vostra e copiando quindi con molta calma le ricette preparate fino ad oggi, che sono tantissime. Un taglio sottile ovviamente per questo carpaccio. Sì. Quindi abbiamo detto che daremo due versioni di questa ricetta. Sì, aggiungeremo in un piatto aggiungeremo del salmone. Ripeto, non senza cucinarlo all'interno, ma solo adagiandolo sopra proprio al fine, dopo averlo impiattato. Le cipolle che abbiamo preparato dove? Ah, eccole lì, vado cipolle. A prendere anche queste, sì. Per farle vedere a casa. Dovrebbero essere già un po' fredde. Abbiamo lasciato raffreddare queste cipolle che abbiamo cotto con aceto, pinoli. Cos'altro abbiamo messo? Allora, aceto, zucchero, sale, limone, aceto, zucchero, pinoli. Pinoli? Beh, cipolla e un po' di aceto balsamico, sia di vino bianco che di aceto balsamico. E questo è il risultato. E aspettiamo che si freddino. Diciamo, questi sono già freddi. Ecco qui, possiamo unirle a questo carpaccio di salmone. Questo Alex da Taverna Ferretti è un antipasto? Sì, un antipasto si può... io... lo propongo negli assaggi misti di antipasti freddi, però poi tanti lo richiedono. Lo chiedono anche come secondo magari, no? Sì. O come, contornino. Stiamo bene, però vorremmo riassaggiare un pochino di quel salmone. Stiamo bene, mi piace, è pure un'espressione che si usa nei ristoranti. Stiamo bene, guarda, non ci serve nient'altro, però. Ecco, siamo adesso... Il set Aromica, ancora una volta, in soccorso dei nostri chef. Utilizziamo adesso questa crema di aceto per andare ad arricchire il piatto. E adesso andiamo giù con gli gnocchi. Andiamo. A posto. Eccoli qua. Andiamo a dare una mossa, un po' di movimento, così che non si attacchino sotto al fondo. Hanno bisogno un po' di ritornare su con il calore, intanto mi preparo un po' di un po' per il merluzzo, per la pasta. Per la pasta, tagliamo il salmone anche per la pasta. I pinoli, devo dire che i pinoli ho l'impressione che sono pochi utilizzati ultimamente nella nostra cucina, non so, da piccola mi ricordavo che i pinoli venivano utilizzati un po' di più. Sì, noi parecchie ricette usiamo. Ti piacciono i pinoli, Alex? Sì. Anche a me. Perché mi ricordano l'infanzia, perché quando ero piccolino nella strada da Silvia Alta che va verso Rimarina è tutto un pino sulla strada e nel periodo giusto
cadevano queste pigne e per la strada si trovavano tutti questi pioni. E andavamo... anche tu come me li schiacciavi col sassolino? Col sassolino, ma avevamo sempre queste mani nere, sempre, perché raccogliendo sempre. Quei... È un ricordo bellissimo. Quindi... Anch'io andavo con mio nonno nella pineta vicino casa e col sasso aprivo i pinoli. Poi tornavo a casa con le mani nerissime, ma felicissima. Ok. Adesso ce l'abbiamo pronti, gli gnocchi vengono su. Facciamo bollire un attimino. Allora, io preparerei anche il piatto. Certo, allora... Questi due, no? Sì, li mettiamo in due versioni, così facciamo un po'... Eccoli qua. Oggi tanta creatività all'Abruzzo che cucina, tante idee per fare uno gnocco diverso dal solito. Sì, diciamo, mi piace tanto con uno gnocco... Ci giochi parecchio. Sì, perché si possono fare tanti... diciamo tante forme, si possono dare le forme diverse con tante altre salse diverse, tantissimi condimenti. Ecco qui, guardate che bel colore verde a questo piatto, un bel colore proprio, diciamo, della natura. Sì. Facciamo stare ancora un minutino, deve un attimino stare in padella. Ma anche poi sono veramente curiosa di sapere che sapore ha l'ortica. Adesso penso che è arrivato il momento di saperlo. Ok, ecco, allora possiamo andare ad impiattare. L'aglio. L'aglio, togliamolo. Togliamo, Io ti avvicino al primo piatto. Com'è? Impiattiamo? Eh sì. Non ci tenere sulle spine, Alex, forza, che abbiamo tanta voglia di assaggiare i tuoi piatti. È un verde scurissimo. Spero che a casa si veda bene. E voilà. Allora, questa versione, la classica... Con le mandorle. Con le mandorle e con i pinoli, che andiamo anche a mettere su, generosi, dà anche quel senso di croccante, veramente... E adesso andiamo con la seconda. Ecco le nostre due versioni di gnocchi con ortiche, mandorle e pinoli. Velocemente vi ridò anche le dosi: 500 g di farina 00, 300 g di salsa di ortiche, un peperone dolce secco, 100 g di pinoli, 100 di mandorle, cipolle, olio, aceto e zucchero. E questa è la versione con il carpaccio di salmone. Che piatti strani oggi, eh? Le ortiche, le mandorle, il salmone. Questa è la prova che all'Abruzzo non c'è soltanto tradizione, no, ma anzi, siamo anche molto tanta innovativi, voglia. Tanta voglia di imparare e di crescere. Allora amici, a ecco voi. Qui la tripla proposta del giorno, questo twist di piatti. E che dire, grazie ad Alex, domani sarai grazie con noi per l'ultimo giorno. E restate con noi, guardatevi chiaramente le puntate che vi siete persi e buon appetito a tutti dall'Abruzzo che cucina. Ciao! Immergiti nella natura. Vieni a scoprire i vivai montini. Oltre 50.000 metri quadri di vivaio, produzione e vendita di qualsiasi pianta tu desideri. Inoltre, la possibilità di avere il giardino che hai sempre sognato. Progettiamo e realizziamo direttamente giardini grazie al nostro personale altamente preparato con più di 25 anni di esperienza. Vivai Montini. Idee verdi.
Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. It's magic. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Luci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione supermercati e collettività. Luci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. The Urio Kitchens. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Fantasia. Fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18.